l'amico del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla garibaldina. Il carico che piega le sue gambe l'ingiustizia, la vita è dura per tante di nanni. La vita è dura per tante di nanni. E all'alba prende il treno e c'è odore di porcino sui marciapiedi della sua pazienza. E nella testa pesano volumi di bugie, la sera studierà tante di nanni. La sera studierà tante di nanni. E gli anni son passati da quel giorno che i fascisti ci si son messi in cento ad ammazzarlo. E cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città tante di nanni. Metropolitana che sanguinava forte e sorrideva. Su molte facce intorno c'era il dubbio e la stanchezza, ma non su quella di tante di nanni. Ma non su quella di tante di nanni. Sono passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo. E ancora non si sentono tranquilli perché sanno che gira per la città tante di nanni. Gira per la città tante di nanni. Passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzarlo. E cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città tante di nanni. Gira per la città tante di nanni.
permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano, che ogni anno organizza questa significativa manifestazione di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario, le autorità civili e militari presenti, le rappresentanze dei numerosi comuni dell'Interland di Milano, comuni di Milano, la regione, la provincia. Voglio segnalare poi la presenza in questa piazza, in rappresentanza del questore di Milano, del dottor Raffaele Cavallo, della dottoressa Alessandra Tripodi, vice prefetto di Milano, del tenente Lamela, in rappresentanza della Guardia di Finanza, del tenente colonnello Storniolo e del tenente Cirillo, in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri. Il 10 agosto del 1944, in questo luogo dove è deposta la stele, avveniva uno dei più tragici avvenimenti della storia durante la Resistenza. Un plotone della Legione Ettore Muti fucilava 15 partigiani per ordine della sicurezza nazista del capitano dell'SS Theodor Selecke. I 15 martiri di Piazzale Loreto sono stati l'anima di una Milano che, opponendosi al fascismo, lottava per la libertà, per la democrazia, per la legalità, fino al sacrificio della propria vita. L'esempio dei 15 martiri costituisce un forte monito anche per noi, perché, raccogliendo l'eredità che ci hanno lasciato, continuiamo a batterci per una società più libera e più giusta, per la completa attuazione della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, stella polare e faro della nostra democrazia. Il sacrificio dei 15 richiama l'importanza, in questo delicatissimo momento in cui il solco tra istituzioni e politica e cittadini si va facendo sempre più profondo e forse incolmabile, della dimensione etica della politica, che va posta al servizio del bene comune, come l'intera vicenda resistenziale ci ha insegnato. La memoria passa anche per i luoghi significativi di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, come le oltre 500 lapidi, la loggia dei mercanti e i monumenti dedicati alla lotta di liberazione testimoniano. Per questo rinnoviamo, unitamente al Consiglio di Zona 3, che è qui presente con il suo presidente Renato Sacristani, la richiesta al Comune di Milano di restaurare per il 10 agosto 2015, nella ricorrenza del 70° anniversario della liberazione, il monumento dedicato ai 15 martiri, le cui condizioni sono particolarmente critiche. Crediamo che questo sia un atto doveroso di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, e sia un modo non formale di ricordare il sacrificio dei 15 martiri di Piazzale Loreto. Diamo ora la parola per il Comune di Milano all'assessore Francesco Capelli, assessore all'educazione e all'istruzione. Grazie. Vi confesso che io sono qui con grande emozione e grande partecipazione, al di là della ritualità e della cerimonia. È difficile dire parole significative, voglio solo ricordare che in quell'anno 1944, prima di questa strage, il 15 luglio, furono fucilati 3 ferrovieri a Greco, il 31 luglio al Forlanini 5 partigiani, a Robecco il 21 luglio 5 patrioti e 58 abitanti furono deportati, 9 non torneranno più. Il 10 agosto questa strage di cui oggi siamo qui a mantenere vivo il ricordo, non dimentichiamo che il 12 agosto, 2 giorni dopo, ci fu la strage di Sant'Anna di Stazzino. Cosa vuol dire oggi ricordare, celebrare? Chi ricorda più, chi mantiene viva la memoria? A quale scopo? Voi senz'altro che siete qui, tutte le associazioni nate dall'esperienza partigiana,
Credo che noi dobbiamo solo dire grazie a questi e ai tantissimi morti se oggi possiamo considerare, pur tra le mille difficoltà, che i loro ideali sono ancora vivi. Certo, non si sono realizzati in massima parte. Ci stiamo in 70 anni, 70 anni corrispondono più o meno anche alla mia età, a quella di molti che sono qui. Dobbiamo lavorare ancora. Io credo che dobbiamo rimarcare un fatto fondamentale. Abbiamo la grande responsabilità di educare i giovani nella conoscenza, nella documentazione di quei tempi, e so che le associazioni qui presenti lavorano molto in questo senso, affinché i giovani mantengano viva questa memoria e ne facciano fondamento delle loro scelte. Questa città ricorda, deve ricordare, il sangue di queste persone rappresenta il riscatto dalla barbarie, dalla crudeltà di un regime infame, il fermento per una nuova stagione per la quale non è mai tempo di dire la parola fine, all'impegno, al presidio, alla ricerca della libertà vera per tutti. Lasciatemi concludere, vorrei dire a voce alta i nomi dei martiri di Piazzale Loreto, per comprendere tutti insieme che erano persone con una vita, con una famiglia. È indimenticabile la testimonianza anche documentaria, le foto di quel mucchio di cadaveri e della gente che cercava di andare a vedere chi fossero, nel terrore che qualcuno dei loro cari fosse lì. Queste cose non possono essere dimenticate. Gian Antonio Bradini, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Tullio Galimberti, Vittorio Gasparini, Emidio Mastro Domenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo, Vitale Vertemati. All'assessore Cappelli per questo suo intervento, do ora la parola all'assessore alla provincia di Milano, Massimo Pagani, che ha la delega alla famiglia, alle politiche sociali, alle persone con disabilità e all'associazionismo. Grazie. Gentile autorità, gentile signor Fogagnolo e gentile pubblico, porto i saluti del Presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, che per impegni già presi si è visto costretto a non essere presente a questa importante manifestazione. Oggi si celebra un anniversario importante, quello dei 70 anni della vile uccisione dei 15 combattenti per la libertà, trucidati dal plotone della Legione Muti per ordine della sicurezza nazista. I corpi di Antonio Bravini, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Giovanni Galimberti, Vittorio Gasperini, Emidio Mastrodomenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo e Vitale Vertemati sono stati esposti dai gerarchi nazisti qui in Piazzale Loreto come crudele monito alla popolazione di Milano affinché capisse che era pericolosa l'attività di resistenza. E 15 marzi, come migliaia di italiani, stavano compiendo ormai da un lungo periodo. A 70 anni dall'eccidio è doveroso preservare la memoria di quei 15 uomini che sono morti per il sogno di libertà. Quella strage fu uno dei momenti cruciali per la riconquista della democrazia in Italia.
Per questo motivo alla memoria va sempre associato il doveroso omaggio a chi ha assicurato all'Italia un futuro migliore. Non è retorico dire che se noi oggi siamo qui è grazie al coraggio e a quel desiderio di libertà che animò i cuori di migliaia di giovani e meno giovani compatrioti durante il lungo periodo della resistenza italiana. Rendiamo quindi omaggio ai 15 martiri che hanno lottato per restituire all'Italia quella dignità calpestata. Oggi abbiamo bisogno di ritrovare quello slancio e la loro voglia di combattere e sconfiggere ogni sopruso. Siamo qui infine per dichiarare con forza che abbiamo imparato la triste lezione e che difenderemo con tutte le nostre forze i principi di uguaglianza, pace e solidarietà colpiti ancora vivi nella nostra Costituzione. Grazie. Sono passati 70 anni da quell'estate del 1944, da quel 10 agosto in cui su ordine delle SS i fascisti fucilarono barbaramente, col bieco pretesto di una rappresaglia, i martiri che oggi onoriamo. Lo fecero all'alba di un giorno d'estate, con l'arroganza di chi voleva togliere la speranza di un domani ai figli di un paese prostrato dalla guerra e dalla dittatura, con la provvisorietà e la viltà proprie dell'azione repubblicana e con la crudeltà di chi si sente investito del diritto di vita e di morte sulle persone. Contrariamente a ciò che speravano però, ciò che tentarono di uccidere risorse quello stesso giorno. L'anelito di libertà e democrazia avrebbero avuto da allora ancora più fiato per lo sdegno e l'enormità del gesto fascista e per il barbaro scempio di quei corpi dei 15 partigiani lasciati a terra, ammassati di fronte allo sguardo attonito dei milanesi tutti. Contrariamente agli intenti degli aguzzini, l'atto barbarico di quei corpi esposti era qualcosa che andava oltre ogni immaginazione. Inaccettabile quel giorno e per i giorni a venire. La conoscenza di quei fatti si trasformò in desiderio di rivolta e condanna verso gli assassini fascisti. Quell'atto crudele ebbe esattamente l'effetto contrario. Oggi come allora possiamo dire che l'eccidio di Piazzale Loreto è uno dei tanti esempi della disfatta fascista, dei tentativi fatti dalla Repubblica di Salò e dai tedeschi delle SS di spaventare il popolo italiano, di annientare la lotta partigiana. Insieme all'odio e alla condanna, quella strage alimentò il fuoco della libertà, così visibile nelle tante storie di coloro che fissarono quel giorno come uno spartiacque, da cui non era possibile tornare indietro. Penso all'impressionante immagine che di quei martiri ci dette il poeta Franco Loi. Fu come una vertigine, disse, per raccontarci che tutto non sarebbe più stato per lui come prima. Possiamo dire che l'onda lunga di quei corpi stesi e solo accarezzati dalla misericordia dei milanesi non finì quel giorno. Io sono cittadina di Sesto San Giovanni, molti di quei nomi sono per me familiari, segnano la toponomastica della mia città, le vie, le scuole. Per molti anni ho abitato nella casa con la lapide in memoria di Giulio Casiraghi e del fratello Mario, morto poi dopo in battaglia. Dalla sorella Nanda, ancora bambina io, ho sentito per la prima volta il racconto di quel tremendo 10 agosto. Quel suo racconto, il lavoro prezioso di Sergio, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e degli altri familiari dei caduti, ci dicono che quei martiri sono stati un punto di riferimento importante. Sono stati il cuore pulsante di una memoria collettiva che ha saputo onorarli liberando Milano e l'Italia dall'oppressione fascista e successivamente farne uno spazio attento ai valori della pace, della libertà
e della democrazia. Per questo sono convinta che ancora oggi sia dovere di tutti noi coltivare la memoria di quell'eccidio, rendere accessibile ai giovani e alle ragazze, rendere a loro quei nomi familiari, come lo sono a me e come lo sono a voi. La Regione Lombardia nel 2010 ha voluto approvare una legge all'unanimità che ha proprio lo scopo di mantenere la memoria sui fatti che hanno segnato la storia della Resistenza e l'affermarsi dei principi democratici. Una legge che con fatica cerchiamo ogni anno di finanziare. Certo, può non essere sufficiente, ma è il minimo che si deve fare, insieme alla consapevolezza che è dovere di ogni rappresentante politico portare avanti quell'esempio di giustizia, trasparenza ed equità. Facendo questo onoreremo ogni giorno il nostro 10 agosto e i nostri martiri. Grazie. Cittadine e cittadini di Milano, rappresentanti delle associazioni partigiane e delle istituzioni, nella mia qualità di presidente dell'associazione Le Radici della Pace, che riunisce i familiari dei 15 partigiani massacrati dai nazifascisti il 10 agosto 44 qui in quell'angolo, vi ringrazio per la vostra partecipazione. Un amico fraterno mi chiede perché continuare a ricordare ogni anno il 10 agosto del 44. La domanda mi imbarazza perché sono parte in causa e mi irrita perché sono convinto che Piazzale Loreto sia un luogo della memoria collettiva nazionale, ma mi fa riflettere. In un paese nel quale ogni tanto qualcuno vuole abolire il 25 aprile, è possibile parlare ancora di memoria collettiva? Storia e memoria hanno un obiettivo comune: salvare il passato dall'usura del tempo che fa dimenticare fatti, cose e persone. Entrambe nascono proprio dal desiderio di opporsi alla dimenticanza, perché ciò che è ricordato in qualche misura è ancora con noi. Allora è necessario dire qual è il significato di questa commemorazione a 70 anni dalla strada, come si colloca questo ruolo, luogo nella storia nazionale. Chiedersi perché nell'immediato dopoguerra e fino agli anni 70 gli uomini politici che la Resistenza l'avevano fatta sul serio, soprattutto di sinistra, ma non solo, facevano a gara per poter parlare qui, in Piazzale Loreto, e oggi, per un malinteso senso del politically correct, trasversalmente, gli uomini pubblici cerchino di evitarla. Comportamento quanto mai ambiguo, che finisce per diventare una forma di tacita legittimazione e equipare i fascisti che difendevano la dittatura ai partigiani che lottavano per la democrazia. Complice il silenzio, calato con l'occultamento del fascicolo nel cosiddetto armadio della vergogna, la vulgata neofascista ha strumentalizzato in modo vergognoso l'ignoranza del cittadino medio sulle cause e sulle modalità della strage, facendo passare il falso per vero. Per anni essa ha narrato la strage come una rappresaglia per la morte di 3, 6, 8 soldati nazisti, secondo la fantasia dell'autore, nell'attentato a un camion tedesco avvenuto in Viale Abruzzi il mattino dell'8 agosto 44. La verità è che in quell'attentato, mai rivendicato dai GAP, non morì alcun militare tedesco. Non si tratta quindi di rappresaglia, ma di un'azione tipica della strategia del terrore già sperimentata con successo dai nazisti nelle zone occupate dell'est europeo, effettuata dal comando tedesco per terrorizzare la gente e sottrarre
alla resistenza ogni simpatia popolare. I 15 furono selezionati alle 4:30 del mattino del 10 agosto nel carcere di San Vittore. Giunsero in piazzale Loreto verso le 5:45. Furono addossati in qualche modo allo steccato che c'era all'angolo di via Andrea Doria e furono fucilati disordinatamente. Poi, inseguito e ucciso Soncini, che tentata la fuga si era rifugiato in un palazzo di via Palestrina, i fascisti ne riportarono il corpo in piazzale Loreto, trascinandolo per i piedi. Alle 6:10 tutto era finito. I corpi furono ammucchiati uno sull'altro e in cima al mucchio fu apposto un cartello che indicava la rappresaglia per l'attentato di Viale Abruzzi, firmato dal comando tedesco. Ma anche le modalità del dopo strage furono particolarmente efferate, perché ci fu il vilipendio dei poveri corpi. I militi di guardia non risparmiarono calci e sputi in segno di disprezzo. Alcuni di loro mangiavano fette d'anguria e sputavano i semi sui cadaveri. Un gruppetto di ausiliari fasciste ci si pulì le scarpe. Una delle guardie pisciò al riparo dello steccato. Nella testimonianza che mia mamma rese alla 78esima Special Investigation Branch inglese, che nel 1946 indagò sulla strage, dice che il corpo di mio padre presentava ferite d'arma da fuoco allo stomaco e al petto, ma il cranio, dice testualmente, era sfracellato. Probabilmente dai calci, aggiungo io. Il comando zandista ordinò che i poveri corpi rimanessero esposti per l'intera giornata e fu solo per intervento del cardinale Schuster che si poté rimuoverli poco prima di sera. Anche il pubblico è vittima della violenza fascista. Un quindicenne ex allievo del maestro principale che passava in bicicletta per Viale Brianza fu fatto scendere da un suo coetaneo armato fino ai denti in divisa da milite della Muti e fu costretto, armi alla mano, ad andare a vedere testualmente come si giustiziano gli antifascisti. Un'anziana donna che, scorgendo tra i morti il viso di un giovanissimo, disse: "Porfio, fu subito minacciata da un milite fascista. Cosa hai detto? Se lo ripeti ti faccio fare la stessa fine di questi banditi." Ma quando lo spettatore, indubbiamente fascista, sparò alcuni colpi di pistola nel mucchio dei poveri corpi in segno di disprezzo, non ci fu alcuna reazione da parte dei militi della Muti, evidentemente compiaciuti per il gesto. Nella memoria collettiva non c'è traccia di questo comportamento violento e disumano dei nazifascisti, perché il 10 di agosto del 1944 le cineprese di Combat Film erano impegnate nei dintorni di Firenze appena liberate, mentre erano qui il 29 aprile del 1945 a documentare la brutale collera della folla contro il criminale di guerra Mussolini e i suoi gerarchi che avevano tradito la fiducia della nazione. E di questo episodio la memoria pubblica si è conservata, e come? La razza cialtrona che, dopo aver imposto 20 anni di dittatura fascista, era fuggita a Brindisi abbandonando il popolo al suo destino. La razza cialtrona che, dopo aver portato il paese in guerra e averla rovinosamente persa, lo trascinò poi nella catastrofica, sanguinosa guerra civile, costituendo la Repubblica Sociale Italiana. Quella razza cialtrona non conosceva il senso di civica dignità e di rispetto per la patria, che portò invece i 15 ad affrontare consapevolmente la morte. Ma la loro eredità morale è stata vergognosamente tradita dalla generazione politica del bunga bunga,
tanto impreparata quanto corrotta. Che, solo per fare qualche esempio, non ha limiti morali quando si tratta di comperare senatori per far cadere governi non graditi, che sperpera disinvoltamente il denaro pubblico per comperare lauree albanesi per i suoi figli ignoranti e incapaci, o mutande verdi per i fraudolenti governatori abusivi. Se l'eredità del ventennio fascista fu un paese in rovina, campo di battaglia degli eserciti alleati e degli occupanti nazifascisti, e in lutto per le centinaia di migliaia di morti civili e militari, l'eredità del ventennio berlusconiano è la rovina morale ed economica del paese, oltre alla falsificazione della storia. Da 20 anni li vediamo venire qui a fare sfoggio di antifascismo parolaio, indifferenti ai nostri appelli e all'illegittimo occultamento ultra cinquantennale del fascicolo di questa strage, mentre nello svolgimento della loro attività politica quotidiana perseguono la banalizzazione del totalitarismo fascista e la pari dignità di fascismo e resistenza. La libertà oggi è un diritto costituzionale. Loro l'hanno avuta gratis, ma il prezzo della loro libertà l'abbiamo pagato noi, familiari delle vittime della strage, dell'armadio della vergogna, con le nostre sofferenze e il nostro dolore. Eppure questo li lascia indifferenti. Per evitare che le vicende storiche legate alla strage fossero manipolate a scopi politici, alterando la verità storica provata e consolidata, a metà giugno, con l'aiuto della Giunta Pisapia, dell'amministrazione provinciale, della regione e dell'AMPI, abbiamo organizzato un convegno e abbiamo offerto loro l'opportunità di documentarsi sul massacro, sul suo occultamento, sulla giustizia negata e sulle conseguenze giuridiche, politiche e sociali. L'hanno mancata clamorosamente. Ora, per rimediare, offriamo loro un'altra opportunità, perché in talune di quelle istituzioni sono al governo e il loro ruolo può essere importante per aiutarci a formare i futuri cittadini. Essere cittadini in uno Stato totalitario solleva il singolo dall'oneroso compito di pensare. C'è il pensiero unico ed è sufficiente adeguarsi. Al contrario, essere cittadini di uno Stato democratico è un esercizio impegnativo e faticoso, perché bisogna leggere, studiare, documentarsi, mettere a confronto fatti e parole, esercitare lo spirito critico e infine esprimere un giudizio andando a votare. Ma non basta ancora. Bisogna togliersi gli occhiali appannati delle ideologie che hanno annebbiato la nostra mente per decenni. E questo è ancora più difficile. Tuttavia, dato che per sua stessa definizione il fascismo è negazione della democrazia e del sistema parlamentare, con o senza il loro aiuto faremo ogni sforzo per aiutare le nuove generazioni a formarsi una coscienza democratica. Porteremo dunque i risultati di quel convegno nelle scuole per contrastare la manipolazione della storia, facendo leva sulle istituzioni che l'hanno patrocinato. Questo è il significato odierno dell'antifascismo ed è anche il modo migliore per onorare la memoria dei 15 e di coloro tutti che hanno dato la vita per la libertà e la democrazia del nostro paese. Grazie.
Per concludere ricordo l'appuntamento di questa sera, sempre in piazzale Loreto alle ore 21, nel corso del quale interverranno Massimo Castoldi, nipote di Salvatore Principato, Danilo Galvani, segretario generale CISL Milano Metropoli, Gianni Mariani della FIAT, oltre al mio intervento. Ringrazio tutti voi per la partecipazione, la cerimonia è conclusa.